Cominciamo la nostra pratica concentrandoci attenzione all'interno, verso il respiro. Corpo stabile, spina dorsale tende ad allungarsi verso l'alto, il torace si espande e il respiro lo senti nel tuo addome. Osserva questo movimento spontaneo proprio nel tuo addome. Cercando di accentuare questo movimento addominale, questo movimento che segue il tuo respiro. Quanto poi si espande. Dove si conferma mantenendo la concentrazione sull'addome, immagina che il tuo centro sia proprio lì, dove senti il respiro. Immergiti nel tuo stesso respiro. Porta il tuo respiro in ogni parte del corpo. Questa centratura sul tuo respiro, ora piano piano riemergi, scendere le braccia del piede, inspira profondamente, espira completamente. Ora riapri gli occhi, inspirando. Comincia ad allungarti verso l'alto, unisci i palmi, ruota la testa leggermente verso l'alto, mentre ti allunghi verso l'alto, fletti leggermente all'indietro, sollevando il torace. Espira, piegamenti in avanti. Entriamo nel santo sole, inspira, porta indietro. La gamba sinistra, affonda, appoggia le mani a terra, espira, cane che guarda giù. Allunga bene la schiena dorsale, porta il peso verso il bacino, inspira, solleva la testa, espira, appoggia le ginocchia, appoggia il petto, lascia il bacino su. Inspira. Appoggi i piedi, appoggi il bacino, sali nel cobra, punta i piedi, espira, e arriva giù. Inspira, piede sinistro, in mezzo alle mani, espira, piede destro, vicino al sinistro. Inspira, in su, espira, rilassa. Porta il peso a destra, ginocchio sinistro aperto, stringi il ginocchio aperto, stabilizzati. Ok, e ora da qui, espirando, metti il busto in avanti, tieni sempre il ginocchio aperto e porta il busto più o meno parallelo a terra. Continua a stringere il ginocchio. Tieni l'equilibrio. Inspira,
Ritorna e rilassa. Porta il peso a sinistra, ginocchio destro a te, stringi il ginocchio a te, rimani stabile. Ed espira, prova a flettere il busto, porta lo parallelo a terra. In ginocchio a terra, lunga la spina dorsale. E ora da qui, inspirando, entriamo direttamente nel saluto al sole. Inspira, porta indietro la gamba destra e affonda sulla gamba sinistra. Espira, e la gamba giù. Inspira, solleva la testa. Espira, ginocchio a terra, a terra, inspira, vieni a terra, vicino a terra, solleva a terra, punti i piedi, inspira, cane che guarda giù, lunga spina dorsale, inspira, porta avanti il piede destro, piede sinistro. Inspira in su, unisci i palmi sopra la testa, ispira tenendo i palmi uniti, fai scendere le mani e porta le mani. Peso a destra, ginocchio a sinistra. In equilibrio. Quindi il ginocchio più sollevato possibile. E ora sul prossimo respiro, mentre fletti il busto in avanti, la gamba sinistra la allunga indietro, in questa variante del gorilla numero 3. Inspirare. Andiamo sull'altro lato, porta le braccia su, inspira, mani al petto, peso a sinistra, ginocchio a destra. Respira ancora, ed espirando, fletti in avanti, guerriero numero 3. Inspira, torna, ginocchio al petto, piedi a terra, rilassa, inspira, mani unite in alto, espira, flettiti, inspira a sinistra indietro, mani a terra, espira, cambi giù, inspira, solleva la testa, ispira, ginocchio a terra, guarda, allungo i piedi, appoggio il bacino, sollevo il petto, copra, palle rilassate, tengo i glutei, punto i piedi, ispira, porta in alto il bacino e indietro, lunga spina dorsale, inspira, sinistra, avanti, espira destro, vicino a sinistra. Inspira, sali, allarga le braccia a croce. Fletti i gomiti, portando gli avambracci perpendicolari a terra. Peso a destra, ginocchio a sinistro su. Sinistro torace in espansione. Sul prossimo espiro, torsione verso sinistra. Mantieni. Mano destra sul ginocchio sinistro, allunga il braccio sinistro indietro.
Sempre in torsione. Un respiro. Inspirando, ritorna con le braccia larghe. Ora peso a sinistra. Letti i gomiti verso l'alto. Ginocchio destro. Espira, torsione verso destra. Rimani. Mano sinistra, ginocchio destro, braccio destro indietro. Inspira, torna con le braccia larghe, piedi a terra, espira, piedi. Inspira, destra, indietro, affonda, mani a terra, inspira, cade di quella di giù. Inspira, solleva la testa, espira, ginocchio a terra, piedi a terra, bacino a terra. Salgo nel cobra, palle rilassate, ponte i piedi, espira, bacino in alto e indietro, cane le gambe giù. Inspira, destra, avanti, espira, sinistra, giro destra. Inspira, allungati, di nuovo unisci i palmi. Crea un leggero piegamento indietro, solleva la testa, guarda verso le mani, tira indietro l'obliquo. E torna. Inspira, gamba sinistra indietro, affonda sulla gamba destra, rimane sulle dita del piede dietro. Solleva, busto e braccio verso l'alto. Glute, gluteo sinistro. Espira, braccio l'alto. Sul prossimo espiro, busto a 45 gradi, braccia lungo i fianchi, le spalle che ruotano indietro. Modello Superman. Espira, ginocchio. Ok. Da ginocchio a terra, comincio a fondare il bacino verso terra, mani al petto, gomiti larghi. Inspira. Espira, torsione verso destra, gomito oltre. Gomito sinistro oltre il ginocchio destro. Gomito destro verso l'alto. La spalla sinistra proprio sopra il ginocchio destro. L'addome si spalma. Cerca di superare la coscia destra. Inspira. Ritorna. Espira. Mani a terra, ora abbiamo il ginocchio proprio sul torace. Cerca di aprire il petto, ruotando indietro le spalle, poggi il gluteo sinistro, allunga la spina dorsale, il bacino scende sempre di più, senti l'anca sinistra che si estende. E ora movimento opposto, espira, vai indietro con il peso. Lascia le mani dove sono, la gamba destra si distende più che può. Mantieni l'addome sulla coscia destra. E osserva e ascolta l'allungamento posteriore della coscia destra.
Inspira, punta il piede dietro e andiamo nel cane. Andiamo lato, inspira, porta avanti la gamba sinistra. Ok. E risaliamo, braccia verso l'alto. Spingi il glute destro, tira indietro il glutinico, rilassate. Espira braccia croce. Espira superman, braccia lungo i fianchi. Spalle che ruotano indietro, e si apre, busto a 45 gradi. Due respiri ancora. Ed espirando, ginocchio aperto. Allungo il piede dietro, fondo con il bacino e mi sollevo con il busto. Andiamo in torsione. Al petto, espira, porta il gomito oltre il ginocchio, mantieni. Mani al petto, gomito sinistro verso l'alto. Quando respiri. Inspira, ritorna. Espira, mani a terra. Apri il petto. Ginocchio pronto sul torace. Bacino scende, il gluteo destro spinge giù il bacino. Il prossimo espiro. E indietro. Lascio le mani dove sono. Porta il peso indietro, la gamba sinistra si allunga. Rimani con l'addome sulla coscia. Inspira. Torna avanti. Punta il piede, usciamo, inspira, vieni su, palmi uniti, posizione della sedia, espira, piega le ginocchia, porta indietro il peso, unisci bene i piedi, unisci bene le ginocchia, continua ad allungarti, come se volessi sederti sulla sedia. Espira, distendi, flexi. Inspira, porta indietro la gamba sinistra e appoggia il piede sinistro. Inspira, vieni su, guerriero numero 1. Piede dietro appoggia completamente, bacino perpendicolare alla coscia destra. Inspira, busto 45 gradi. Allungati, mantieni la gamba destra piegata. Inspira, ritorna, distendi la gamba. Ruota verso sinistra con bacino, busto. E porta le braccia all'altezza delle spalle. Guerriero numero 2. Affonda sulla gamba destra e guarda la mano destra. Tira indietro l'ombelico, ruota un po' il bacino indietro. Rassa le spalle. Inspira, rilassa, ruota i piedi tutti e due verso sinistra. Apri di 45 gradi.
al petto, espira, affonda, portando il bacino verso te. Tieni dentro l'ombelico, ruota, croci verso il basso. Inspira. Apri il piede destro di 90 gradi, torna con le mani a terra, con questo affondo, e cambia lato. Guarda in giù. Inspira. Piede sinistro avanti, piede destro di traverso, sollevati. Guerriero numero 1, ginocchio sinistro piegato. Espira. Busto a 45 gradi. Inspira il tuo corpo, distendi, rilassa e ruota verso destra con busto e bacino. Preparati al guerriero numero 2. Inspira, braccia all'altezza delle spalle e espira. Affonda, torniamo a sinistra. Spingi il ginocchio sinistro sempre più all'esterno, aprendo l'anca. Quando respiri, tieni attivo l'addome, inspira, rilassa, ruota con i piedi, tutti e due verso destra, piegamenti in avanti, inspira allarga, espira fletti, mani a terra, porta la testa verso terra, attiva l'addome. I glutei vogliono salire, la testa si va lunga verso terra. Due respiri. Inspirando su della testa, lotizza la schiena, guarda avanti, espira le mani, apri il piede sinistro, direttamente porta le mani vicino al piede sinistro, esci da qui, piede destro vicino al sinistro, inspira bene su, intreccia le dita, portale dietro la testa, con i gomiti larghi. Piedi larghi contro il bacino, fa un leggero piegamento indietro, stringe i glutei, spinge avanti il bacino, porta indietro i gomiti, solleva il torace. Ancora un respiro. Ed espira. Rilassa. Lascia andare le mani, piegati direttamente. Inspira di nuovo, piede sinistro indietro, piede sinistro di traverso a terra, sollevo, ruoto verso sinistra, con busto e bacino. Mi preparo al triangolo. Inspira, lungo verso destra, chiudo, e porto sui bracci sinistri. Io vado in questa posizione, piego il ginocchio destro, scendo nel bacino, appoggio la mano destra a terra, porto il peso sulla gamba destra, provo a distenderla mentre allungo, porto la gamba sinistra parallela a terra, braccio sinistro rimane su, attenzione all'equilibrio, e la mezza luna. Io respiro, mano sinistra viene a terra,
Abbasso l'anca sinistra, cingere ora parallelo a terra, gamba dietro è sempre tesa. Porto ora il braccio destro su, andando in torsione. E ora lasciando il braccio destro su, poggio il piede sinistro di traverso e sono già nel triangolo rovesciato. Prendo qualche respiro. Espira, mano destra giù. Allungo la gamba sinistra indietro, torno ad affondare e cambio lato. E anche lato giù. Inspira, piede sinistro avanti, piede destro di traverso, mi sollevo, triangolo, braccio all'altezza delle spalle, espiro, allungo verso sinistra, mi chiudo e porto sul braccio destro. Respira profondamente. Inattivo l'addome. Ora espira, piega il ginocchio sinistro, mano sinistra a terra, braccio destro rimane su, stacco la gamba dietro, porto palmi a terra, mezzaluna. Inspira. Mano destra giù, ruota il bacino, gamba dietro sempre all'altezza del bacino. Ora il braccio sinistro che sale. La torsione dell'addome si avvicina alla coscia sinistra. Bravissime. Espira, appoggia il piede dietro, di diverso. Tieni la gamba sinistra più tesa possibile, sei già nel triangolo, triangolo rovesciato. Deve stare in torsione ancora per un respiro. Espira. Mano sinistra giù. Affonda sulla gamba sinistra. E usciamo. Piede destro vicino a sinistra. Inspiro, vengo su. Espiro. Metto giù le braccia, più lungo di me. E prendo una piccola. Cambio il respiro. Senti l'addome partecipa al respiro muovendosi. E ora inspira profondamente ed espira completamente. Ok. Andiamo verso terra, inspiro, mi allungo, espiro, mi flettono. Inspirando, guardo avanti, raddrizzo la schiena, espiro, porto indietro tutte e due le gambe, corpo in asse. Rimango lì. Tengo i glutei e tiro dentro di me. Da corpo in asse, sollevo solo la gamba destra. Piede sinistro rimane giù, andiamo su tre appoggi. Ancora un respiro. Espira, piede. Ginocchia a terra. E ora, seguendo il respiro, allunga la gamba destra e il braccio sinistro. Inspira, espira, gomito, sinistro, ginocchio destro, vicini, faccio la gomma, inspiro, apro, espiro, chiudo, faccio la gomma, ancora uno, inspiro, apro, inspiro, chiudo, mano a terra, ginocchio a terra. Cambio lato, appunto i piedi,
Calle, allunga il respiro dorsale. Inspira, accordo qui in asse. Torno col peso sul posto di rendimento oblico. Stacco la gamba sinistra. Rimane. Ancora 3, 2, 1, piedi a terra, ginocchia a terra. Ok, ora anche da questo lato, inspiro, gamba sinistra, braccio destro, allungo, espiro, faccio la gomma e mi avvicino. Inspiro, allungo, espiro, più. Ancora uno. E mano a terra, ginocchio a terra. Tiriti sui talloni e allunga la schiena. Respira ancora. E poi inspirando. Torna in quadrupedia, punti i piedi, cane che guarda giù. Sempre in maniera dinamica. Inspira, gamba destra verso l'alto. Espira, ginocchio destro al petto. Ok, faccio la gomma. Inspiro, porto indietro il bacino, porto in alto, gamba destra su. Espira, ora il ginocchio va verso il gomito esterno destro. Inspira, torna la gamba su. Ora espirando il ginocchio destro, va il gomito sinistro. Un po' di torsione. Inspira, torna su. Espira, piedi a terra. E cambiamo lato. Inspira, gamba sinistra su. Espira, ginocchio. Inspira, gamba su. Espira, gomito sinistro esterno. Inspira, gamba su. Espira, gomito destro. Un po' di torsione. Inspira, gamba su. Espira, piedi a terra. Inspira, ginocchia a terra. Espira, siediti sui talloni e recupera. Cambia il respiro. Inspirando, vieni in quadrupedia e vieni in pancia a terra. Allunga tutte e due le braccia davanti. Ok. Sempre seguendo il respiro. Inizio con gamba destra e braccio sinistro. Inspiro, sollevo gamba destra e braccio sinistro. Espiro, scendo. Altro lato, gamba sinistra, braccio destro, inspiro. E scendo. E comincio. Gamba destra, braccio sinistro. Scendo. Braccio destro, gamba sinistra. Oh. Ancora uno, gamba destra, braccio sinistro. Ritorna. Braccio destro, gamba sinistra. Fronte a terra, recupera. Porta le braccia con le fianche. E ora locusta con le braccia a palma della terra, inspira, solleva il petto, solleva le gambe, solleva le braccia. Se ne appoggio sul tuo addome. Respira nel tuo addome,
glutei fortissimi. Inspira, allarga le braccia a croce. Continua a respirare, le mani su. Ancora lo step, inspira lungo le braccia in avanti. Continua a stare su. Ancora un respiro. Ed espirando. Rilassa, fronte a terra, mani sotto la fronte, sui gomiti larghi. Lascia che l'addome si rilassa. La zona lombare si rilassa. Calma il respiro. Mani sotto le spalle. Vado più via. Corpo in asse. Letto i gomiti, carica e guarda in su, inspiro e espiro. Inspira, solleva la testa, guarda avanti, piega le ginocchia, fa un salto e siediti in mezzo alle mani. Ok, andiamo a lavorare con la posizione della barca, Navasana. Affrontiamo in step successivi. Gomiti, ginocchia vicine, porto le tibie parallele a terra mentre tengo sempre le ginocchia abbracciate posteriormente. Conta 5 respiri. E dopo il quinto respiro. Ritorno e rilassa. Ora passiamo al secondo step. Porto indietro e ora le braccia sono parallele. Il rito. E il rito. Ok, recupera. Abbiamo ancora 2 step. Ritrovo la posizione, braccia, espira, torsione verso sinistra. Porto tutte e 2 le braccia verso sinistra, le mani. Vieni al centro, espira la destra, le mani, inspira, ritorna e rilassa. Ok, calma il respiro. Ci prepariamo a Navasana completa. Ritrovo la posizione, tacco. Se me la sento, non è obbligatorio, prova a distendere le gambe. In modo che le gambe sono a 45 gradi, il busto a 45 gradi. Lunga la spina dorsale, apri il petto. Ancora 2 respiri. Ed espirando. Incrocia le gambe. E lasciati andare. Recupera. Inspira. Vieni su. E distendi tutte e 2 le gambe. Piega solo la gamba sinistra, porta il ginocchio al petto, abbassa
braccia ruota verso sinistra con il busto, rimane in torsione per qualche respiro. Le spalle sono completamente rivolte a sinistra. A sinistra, rilassate. E ora con la mano destra cerca l'esterno del piede sinistro, prova a distendere la gamba sinistra, rimanendo in torsione. Espira piede, inspira distende la gamba sinistra, espira piega la destra, va in torsione verso destra, prendi qualche respiro, le spalle sono completamente rivolte in questa direzione. Era l'esterno del piede, prova a distendere la gamba destra. Espira, distendi tutte e due. Allungati ed espirando piegamento, pinza, fasci mutanasana, piegamento completo su entrambe le gambe. Inspira, vieni su. Andiamo nella direzione opposta, approccio le mani a terra, inspira, porta sul bacino, ginocchia sopra i talloni, guarda avanti. E torna. E ora piega tutte e due le ginocchia, piede sinistro e il ginocchio sinistro piegato sotto, ferro il piede destro e prova a distendere solo la gamba destra. E passa, cambia la gamba, distende anche la gamba sinistra. Rilassa, tutte e due le ginocchia su, e ora con tutte e due. Vediamo la stessa cosa, aggancio la luce e inspirando qua. Distendo. E due le gambe. Quindi attivo l'addome. E ora lascia le gambe dove sono, appoggia le mani a terra e piano piano. Porta giù le gambe. Ok, da qui fai la gomma alla zona lombare e vieni a sdraiare tutta la schiena. Lascia le braccia lungo i fianchi. E ora sempre lavorando sul nostro addome, ispirando, solleva le spalle, solleva le braccia e solleva le gambe in pochi centimetri.
Inspira, porta solo il ginocchio destro aperto, le mani, e espira. Poggia la gamba sinistra, poggia le spalle, allarga il braccio destro, porta il ginocchio destro verso sinistra, ruotando la testa verso destra. Le spalle sono entrambe rilassate. Inspira di nuovo e distende. Poi porta le braccia all'orecchio, andiamo a lato. Espira, solleva le spalle, solleva le braccia, solleva le gambe. Le mani. Espira, ginocchio sinistro, aperto. Inspira, rilassa, poggia la schiena, poggia la gamba destra, allarga il braccio sinistro, porta il ginocchio destro, e il ginocchio sinistro verso destra. Sinistra, le spalle sono rilassate. Inspira. Ritorno. Porta tutte e due le ginocchia aperte, stringile. E ora, espira, solleva le spalle, solleva la testa, porta la fronte verso le ginocchia, allunga le mani, afferra l'esterno dei piedi, mantenendo le ginocchia vicine, la fronte verso il ginocchio, spalle rilassate. Inspira, tenendo l'ombelico, ora due respiri. E inspirando, riporta tutta la schiena a terra, mani sulle ginocchia, Apanasana, inspira lontano. E espira vicino. Inspira. Ancora due respiri. Dopo il secondo respiro, inspirando. Lascia andare le ginocchia, preparati al rilassamento. Ok. Il tuo corpo ora richiede la tua attenzione. Hai praticato in maniera profonda e intensa. Ora concedi al tuo stesso corpo il giusto riposo, il giusto tempo
affinché possa ritrovare la giusta armonia. E così semplicemente invita il tuo corpo a lasciarsi andare. Ad estendere tutti i suoi muscoli, i suoi tessuti, a sciogliere eventuali tensioni, piacevole assistere a tutto questo, a percepire tutto questo nel tuo corpo. Concentrati ora in particolare sull'addome. Per quanto anch'esso si sia ammorbidito e disteso, viene comunque mosso dal tuo respiro. Dedica qualche istante a percepire l'addome che sale e che scende. Senza sosta. Con un ritmo che tende a rallentare. Le mani focalizzate sul tuo addome. Percependo ora in particolare le sensazioni che avverti e provi a immaginare una sensazione di calore nell'addome. Come se un raggio di sole dall'alto andasse proprio lì. Scaldare quella parte di te. Un calore così piacevole e intenso che accende un piccolo fuoco, proprio lì, nel tuo addome. Il flusso continuo del tuo respiro lo alimenta, mantenendo questo fuoco regolare. Qui calore piacevole, adeguato,
Osserva come questo fuocherello trasformi e crei energia, calore e anche luce che si diffondono in te, rigenerandoti e ricaricandoti. Tuo respiro mantiene viva questa fiamma. E a sua volta questa fiamma mantiene attiva l'energia in te. L'energia che puoi usare nel modo che ritiene migliore per te. Cogli un inspiro profondo, un sospiro, ti ricolleghi al tuo corpo, inizia a muovere le mani, muovere i piedi. Fai i movimenti di cui hai bisogno, ti puoi allungare, ti puoi stirare. Porta le ginocchia al petto e piano piano torna a sederti. Saltiamo facendo un bel inspiro. Shanti, shanti.